Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Come informa anche il sito ilsole24ore.com, c'è un rischio di stop per tre vie d'uscita anticipata per le pensioni, ovvero senza una legge nel 2023 si tornerà alla Fornero. Vediamo insieme i dettagli nel breve video che segue. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Restano poco più di due mesi, questo è il poco tempo che avrà a disposizione il nuovo governo di centrodestra per poter ideare una nuova legge sulle pensioni. Visto il poco tempo a disposizione, si rischia, come anche indicato dai sindacati, un nuovo scalone con il ritorno dal 1 gennaio 2023 alla legge Fornero in versione integrale e, come informa Sole 24 Ore, nel passaggio tra il 2022 e il 2023 si chiuderanno in un colpo solo tre canali d'uscita anticipata, ovvero quota 102, opzione donna e APE sociale allo stesso tempo, con una rivalutazione obbligata dei trattamenti che farà salire la spesa pensionistica del 7,9% rispetto al 2022. Per i sindacati, ovvero CGIL, CISL e UIL, lo stop di questi tre canali d'uscita porterà un aumento secco della soglia di pensionamento dai 62 anni di quota 100, poi diventati 64 di quota 102, ai 67 del requisito di vecchiaia. Ed ecco che si creerebbe così il tanto temuto scalone. I sindacati a riguardo spiegano: noi dobbiamo costruire un'intesa con il nuovo governo entro dicembre prossimo, perché sappiamo che scade quota 102 e dal 1 gennaio si presenta uno scalone di 5 anni che porta l'età di vecchiaia a 67 anni, spiega il leader della CISL Luigi Sbarra. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre qui sotto nei commenti del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.